Quindi darei subito la parola al capogruppo Pampaloni. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, volevo complimentarmi con il Sindaco per la schiettezza, per aver demolito uno schema liturgico della politica. Lei avrebbe dovuto, perlomeno ci aspettavamo, che avesse detto che il segretario comunale aveva trovato l'impegno migliore e l'aveva scelto, invece schiettamente ha detto che non aggradava la maggioranza il lavoro di quel segretario, lo ha cambiato, come potete fare, come nelle vostre possibilità. Per quel che conta, a mio parere, avete fatto bene, l'avrei fatto anche prima, perché effettivamente Carmagnano è una città molto importante, perlomeno per noi, e quindi ha bisogno di gente che dimostri anche nel tempo di essere all'altezza di contribuire a gestirla. Quindi il concetto è questo, siamo rimasti un po' positivamente sorpresi dalla risposta del sindaco. Dopodiché voglio anche aggiungere, questo corrobora alcuni miei dubbi su alcune delibere e determine di questo ente, che quindi mi dà forza ancora di andare a fare un vaglio ulteriore di queste, perché anche noi mandiamo la roba alla Corte dei Conti, non per cattiveria, ma per giustizia, per controllare meglio. Chiudo dicendo, non è una debolezza, a volte uno si appassiona in politica, specialmente quando una persona non arriva dalla politica, ma arriva da fuori, si appassiona ed è verace, ed è sanguigna. Poi è giusto, magari io non ho sentito nessuna espressione, quindi non posso dire, però sicuramente è piacevole vedere un sindaco che ci tiene, che vuole fare bella figura, che ha lavoro. E debolezza non è scaldarsi, grazie. Lei, se fosse stato più un sindaco scafato, per una domanda del genere, poteva chiedere 40-50 mila euro, grazie. La parola al capogruppo Grosso. Grazie signor Presidente. Ancora auguri di buon lavoro, siamo già conosciuti, presentati in conferenza dei capigruppo, comunque auguri di buon lavoro al neo segretario. Ma diciamo che semplicemente a me personalmente quello che ha dato fastidio è di essere venuto a conoscenza di questo cambio della figura del segretario comunale da voci di corridoio, non in maniera ufficiale. A noi consiglieri arrivano diverse comunicazioni da parte dell'amministrazione per inviti a presenziare eventi più disparati. Bastava una semplice comunicazione. È nel pieno dei diritti del sindaco poter cambiare la figura del segretario comunale. Noi non entriamo nel merito, almeno io personalmente non voglio entrare nel merito dei problemi che eventualmente ci sono stati. Però dare una comunicazione ai signori consiglieri, questo forse sarebbe stata una cosa un pochettino più utile, anche perché vorrei ricordare che il cambio del segretario comunale, di questa figura, ovviamente porterà dei ritardi a tutta una serie di attività che erano in corso. Mi riferisco ad esempio all'albo degli ordini professionali che si aveva intenzione di portare in questo Consiglio Comunale e che invece, giustamente, il nuovo segretario comunale dovrà prenderne visione e dirci se stiamo lavorando bene oppure no, e subirà conseguentemente un ritardo. Okay? Quindi avere una forma di comunicazione scritta forse sarebbe stato, da un punto di vista di correttezza, anche perché poi uno viene, diciamo, a sentire le voci di corridoio, le voci della serva, che non sono mai belle, e non sa nemmeno come comportarsi. Tutto qui. Grazie mille. La parola del sindaco, prego. Sì, devo dire che dopo l'invito da parte mia del vice sindaco a lasciare la sede è stata abbastanza repentina, nel senso che il segretario ce l'ha comunicato praticamente il venerdì che è arrivato il decreto e il lunedì lei era già segretario ad Alassio, quindi è stata una cosa molto veloce. Tanto è vero che anche la comunicazione ai consiglieri di maggioranza è avvenuta qualche giorno di ritardo. Non per voler, come dire, tenere nascosta la cosa, ma era venerdì dell'inaugurazione della sagra, eravamo in piena sagra, quindi all'inizio della settimana l'ho comunicato ufficialmente a tutti.
anche se in realtà ufficiosamente la voce era già corsa venerdì. Quindi sicuramente un'osservazione giusta, la prossima volta faremo più attenzione a mandare anche qualcosa di ufficiale. Grazie.